Siamo qui con Mario Nieddu, nuovo presidente del Rotary Club Alghero. Per lei è un grande onore. Assolutamente, certamente un onore. Si tratta di un club prestigioso, perché fa parte del Rotary International, che ha 112 anni di vita. È senz'altro un onore, e chiaramente gli onori hanno con sé anche degli impegni anche ben precisi. Rotary da sempre si impegna nel sociale, nella cultura, in quella che è la vita di tutti i giorni di una città. Ricordiamo per esempio ad Alghero è stato l'artefice del recupero dell'orologio della torre campanaria della cattedrale, un esempio tra i tanti. Qual è in questa sua annata da presidente un obiettivo o più obiettivi che si prefissa? Ma certamente il Rotary è impegnato. Non è, come molti possono pensare, un organismo di potere, è un'azione di solidarietà verso il prossimo, quindi ci sono delle azioni di solidarietà a largo respiro, quelle di stampo internazionale, per esempio l'eradicazione della polio. Poi ci sono invece degli obiettivi che sono locali, quello che ha ricordato infatti è stato possibile grazie anche alla sinergia di altri club service di Alghero. E io fra gli obiettivi di quest'anno, per portare avanti gli obiettivi di quest'anno, spero proprio di coinvolgere i vari club di Alghero, ma anche i Rotary Club limitrofi. Uno degli obiettivi, cioè tutti gli anni noi una opera di solidarietà la realizziamo, quest'anno dobbiamo individuare quale soggetto, se mi passi il termine, può essere oggetto del nostro interesse, e magari lo individueremo assieme anche agli altri club per fare qualcosa di più forte, per fare la differenza, come dice il motto proprio di quest'anno. Il Rotary sbarca ad Alghero nel 1955. Sì. Com'è cambiato Alghero rispetto alla percezione che si ha del Rotary, e com'è cambiato il Rotary di Alghero? Beh, indubbiamente c'è un'evoluzione da parte sia del Rotary in questi anni, come c'è stata a livello internazionale un'evoluzione. Consideriamo che 40 anni fa, per esempio, non erano ammesse l'ingresso delle donne, e invece oggi sono veramente protagoniste, ed è stata una fortuna poterle cooptare nel Rotary. E non so come la città sente i Rotary, forse ancora qualcuno pensa a qualcosa di elitario, e invece io mi auguro con quest'annata di poter dare un contributo perché la città abbia questa sensazione del Rotary come qualcosa che appartiene alla società algherese. Ecco, come si diventa rotariani? Ma rotariani si diventa semplicemente essendo cooptati da qualche rotariano, non è che uno fa la domanda e poi magari può essere ammesso o meno. Io personalmente a questo punto approfitto anche così per un ricordo che è un'emozione per me. Personalmente sono stato presentato da Baingio Fadda, dal dottor Baingio Fadda, un rotariano veramente eccezionale, un uomo eccezionale in vari campi, il quale mi ha voluto proprio con sé nel Rotary, e devo dire che in quel momento per me, in quel momento io non conoscevo moltissimo la situazione, poi ne sono stato veramente felice. Questa poi è un'annata, noi rimaniamo in carica un anno, quindi diciamo che temporaneamente comunque con il direttivo rappresentiamo il Rotary Club di Alghero. Perfetto, allora buona annata e buon lavoro. Grazie a voi, spero proprio di potervi sentire e di potervi invitare per le nostre iniziative. Volentieri. Grazie a voi. Nicola Fois, ultimo giorno da presidente nel club di Alghero del Rotary. Com'è andato il suo anno da presidente?
La ringrazio innanzitutto per la possibilità di essere con voi qua oggi. È stata un'annata molto intensa, un anno molto intenso, un anno ricco di avvenimenti, ma quello che mi piace sottolineare è stata un'annata in cui tutto il club e tutti i soci del club hanno partecipato a tutte le attività, e questo è una cosa che mi riempie di orgoglio e di piacere. C'è qualcosa in quest'anno che lascia magari insoluto o che magari avrebbe voluto fare meglio? Ogni presidente alla fine della sua annata si domanda, forse per me è ancora un po' presto, però fra qualche giorno probabilmente me lo chiederò. Devo dire che si trova sempre a doversi fare delle domande, chiedere: è stato fatto abbastanza? È stato rispettato il programma? Io sono sereno perché gli obiettivi che mi ero posto li ho raggiunti, e dal punto di vista dei progetti, e dal punto di vista della raccolta fondi, e dal punto di vista della solidarietà e soprattutto della coesione del club, per cui diciamo mi ritengo soddisfatto. Come e quando è diventato il rotariano? C'erano dei trascorsi nella famiglia di mia moglie Maria, dove mio suocero era un rotariano, mio cognato era un rotariano, per cui io sono stato cooptato nel 2005, ma già al cinquantesimo della fondazione del Rotary Club, ma già nel 95 avevo partecipato a degli incontri e avevo fatto una relazione, un seminario tra i soci rotariani su alcune attività che stavo svolgendo nell'ambito della mia attività professionale. Quindi ha vissuto diversi decenni di Rotary. Come il Rotary è visto ad Alghero negli ultimi decenni e come Alghero è visto all'interno del Rotary? Questa è una buona domanda. Alghero è una comunità sempre che ha le sue peculiarità. Alghero è una comunità, è una città che riesce ad abbracciare molte culture e abbraccia anche, soprattutto anche quelle che sono le culture e i service, mettiamolo così. E non a caso il Rotary Club Alghero è uno dei primi Rotary fondati in Sardegna, il quarto in Sardegna, anzi forse siamo i terzi in assoluto. Anche se come registrazione forse siamo i quarti, però è il terzo club registrato in Sardegna, per dire della dinamicità intellettuale anche della nostra città. E quando un club ha 62 anni, avendo sempre una rotazione continua di vari presidenti, è un segnale che un club è ancora vitale, perché continua ancora adesso ad essere presente sul territorio. Noi riceviamo molte richieste dal territorio algherese, anche da molte associazioni. Sono attività che prevedono una partecipazione del club, del Rotary, in attività di solidarietà, quindi di donazioni eccetera, per cui il Rotary è presente nella città di Alghero, e Alghero penso che senta questo Rotary come suo, e questa è una cosa importante. Chiudiamo con una domanda personale: cos'è per Nicola Fois essere un rotariano nel 2017? Nel 2017 essere un rotariano è un impegno importante, essere un esempio, essere una persona eticamente e moralmente corretta, questo è importante, essere un esempio per i propri familiari, per i propri amici, per i propri soci, servire al di sopra di ogni interesse personale, dedicare del tempo personale, del proprio tempo libero all'associazionismo, questa è una cosa che fa parte del nostro DNA di rotariani. E soprattutto saper partecipare sempre costantemente a quelle che sono le attività del club, e soprattutto nella raccolta dei fondi, che poi sono fondi che vengono utilizzati per attività di solidarietà. Questo è essere rotariani nel 2017.